Buonasera e benvenuti dal Pala Quarta Loretti per la consueta intervista post partita. Oggi con noi coach Marra. Coach, buonasera. Quindi un commento a caldo per quanto riguarda la partita odierna. Allora, innanzitutto volevo fare i complimenti a Lucera che è venuta qua a giocare la sua pallacanestro, ci ha dominati, frutto di un anno in cui loro stanno lavorando tantissimo, infatti sono primi in classifica. Quindi complimenti veramente a loro, che sono una squadra di categoria superiore, senza ombra di dubbio. Volevo fare i complimenti anche alla nostra tifoseria e alle persone che sono venute a vederci. Ci dispiace, mi dispiace e so che dispiace anche ai ragazzi. Quello che abbiamo fatto vedere oggi non è stato niente, per niente degno di quello che siamo capaci di fare noi. Quindi volevo chiedere scusa a tutte le persone che sono venute a sostenerci per la partita che abbiamo fatto. Nonostante giocassimo con una squadra che sicuramente è di categoria superiore, credo che potessimo sicuramente fare di più. E garantisco a tutti che già da domani io e i ragazzi ci alleneremo più duramente, più forte, con più intelligenza, con più intensità, per far sì che non si ripetano più queste situazioni, soprattutto davanti alle persone che ci vengono a sostenere. Quindi ci dispiace molto, a me in primis, ma anche ai ragazzi, di aver fatto vedere questa prestazione qua, dove non siamo stati concentrati, diciamo, dalla fine del secondo quarto in poi. Abbiamo fatto errori banali, non abbiamo rispettato le consegne che ci eravamo dati nel pre-partita e durante la settimana. È stata una settimana complicata e abbiamo affrontato una partita complicata dove noi abbiamo fatto una prestazione al di sotto oggettivamente di quello che possiamo fare. Sicuramente la situazione falli e la panchina corta hanno inciso sul risultato della partita, però non possiamo fare che pensare a domenica prossima contro Castellaneta fuori casa. Come pensate di preparare e affrontare il match? Adesso dobbiamo resettare questa brutta prestazione, ritrovarci in palestra martedì, iniziare già da domani noi dello staff a preparare la partita di domenica, che è importantissima, in un campo difficile, con una squadra giovane come noi, che ha dimostrato di poter battere anche squadre più blasonate. E dobbiamo rimboccarci le maniche, e iniziare ad allenare, riprendere ad allenarci più duramente, perché non è concepibile più mostrare a casa nostra la brutta prestazione che abbiamo fatto oggi. Quindi la chiave di tutto sarà tornare in palestra, studiare le squadre avversarie, impegnarci ancora di più, lavorare ancora di più, essere più duri in allenamento, più concentrati, perché la cosa che vogliamo fare noi è arrivare pronti quando le partite, diciamo, tra virgolette, contano. Quindi dal 19 marzo, quando sarà la prima gara di playoff, vogliamo arrivare lì al massimo delle nostre potenzialità. Noi ci auguriamo di ripartire da qui col piede giusto, coach. Ti ringraziamo e vi auguriamo buona serata. Arrivederci. Da Simone Donno è tutto. Saluti dal Pala Quarta Loretti di Monteroni. Vi aspettiamo domenica prossima contro Castellaneta. Seguiteci sui nostri canali YouTube, Instagram, Facebook e quindi tutti i social. Vi ringraziamo, buona serata.